Allora, pace e bene a tutti, benvenuti a questo nuovo ciclo di catechesi in questo tempo di Quaresima e stiamo celebrando quest'anno i centenari francescani che ci accompagneranno nel 2026 poi a celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Abbiamo celebrato il centenario della regola bollata e del primo presepe a Greccio e dallo scorso 5 gennaio è iniziato invece l'anno centenario del dono delle stimmate 1224-2024. Inauguriamo questa sera questo ciclo di catechesi dando il benvenuto a Monsignor Felice Acrocca, arcivescovo metropolita di Benevento. Quindi le danno il benvenuto il padre guardiano, padre Rinaldo, padre Aldo, che è il rettore del santuario, e tutta la fraternità. Quindi benvenuto. E l'arcivescovo Acrocca è docente di storia medievale presso la Pontificia Università Gregoriana, ma soprattutto è profondo conoscitore del francescanesimo medievale, sul quale ha pubblicato numerosi saggi. La tematica di queste catechesi quaresimali 2024 è celebrare il dono delle stimmate. Francesco di Assisi, dopo un intenso periodo di attività apostolica, si ritira sulla Verna, il Monte della Verna, per realizzare una quaresima di digiuno e di preghiera, secondo il suo solito. E in questo contesto di silenzio, di orazione, riceve la visita del serafino alato. Sulla Verna, il desiderio profondo che animava il poverello a seguire Cristo e a conformarsi totalmente a Lui, si realizza nell'incontro con il Cristo crocifisso, che gli imprime nel cuore e nel corpo i segni dell'amore. Celebrare il centenario dell'impressione delle stimmate è per tutti noi, dalla lettera che i ministri generali hanno scritto per l'occasione, è un invito a recuperare nella nostra vita quotidiana quella dimensione di silenzio orante e contemplativo che ci pone di fronte all'essenziale e che ci permette di riconoscere quel desiderio di infinito che è nel cuore di tutti noi e che ci permette di ascoltare noi stessi, gli altri e Dio. E allora questa sera, ecco, ci mettiamo prima di tutto in ascolto della parola di Dio, con l'ascolto di Paolo nella sua lettera ai Galati e poi la sua parola. Grazie a tutti. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Abbiamo ascoltato il testo di Paolo, questa affermazione per certi aspetti anche enigmatica. Porto nel mio corpo le stimmate del Signore Gesù Cristo, che acquista nuova attualità, direi, risonanza, nel momento in cui
alla morte di Francesco, frate Elia per primo annuncia pubblicamente quello che era stato, direi, il grande miracolo, lui dice, e potremmo dire anche così, il grande mistero della vita di Francesco. Nella sua lettera, un testo, se si vuole, problematico, perché forse è l'unione di due lettere diverse, e comunque in questo documento di straordinario interesse, Elia a un certo punto, dopo aver pianto la morte di Francesco, dice, plagiando il Vangelo di San Luca, le parole degli angeli e dei pastori, dice, ecco, vi annuncio una grande gioia. Dice, il nostro fratello, il venerabile padre Francesco, ebbe nel suo corpo le stimmate del Signore Gesù, portò nel suo corpo le stimmate di Cristo. Una notizia sensazionale, se si vuole, straordinaria, che colpiva l'immaginazione e provocò grande sorpresa. Era la prima volta, in senso, direi così, no? Affermare, c'era stato qualche caso di stibate, ma che le persone avevano procurato in un senso non di autolesionismo, ma di desiderio quasi di immedesimarsi e di provare nella propria carne le sofferenze del Signore. Diverso era l'evento di Francesco. E fu una notizia che destò grande scalpore, suscitò anche resistenze, perché ci furono resistenze, non tutti volevano accettare. Come di fatto questo mistero ha suscitato resistenze nella storiografia anche recente, dell'Otto e del Novecento, ogni tanto sono sorti studiosi che hanno manifestato perplessità, se non aperta contrarietà alla realtà del mistero. L'ultimo caso, 30 anni fa, il libro famoso di Chiara Frugoni, che mise un po' il mondo a rumore, additando, ma non era una novità, perché già a metà dell'Ottocento Carl von Haas diceva la stessa cosa, che in fondo le stimmate di Francesco se le era inventate frate Elia. È vero questo? È possibile pensare questo? Ma alla prova dei fatti, alla luce delle testimonianze e dei documenti che abbiamo, assolutamente no. Assolutamente no. Tutte le testimonianze che abbiamo attestano concordi questo fatto. Francesco presentò nel corpo, nel proprio corpo, le stimmate del Signore. Ci sono semmai nelle fonti diversità nel descrivere l'effetto. Se si ascolta il racconto di Elia, Elia le presenta come fori, come ferite sulle mani. Se invece si legge il racconto di Tommaso da Celano, dice, non erano fori, erano come dei chiodi di carne, che, come delle escrescenze carnose che uscivano dalla stessa carne di Francesco. Dice, nella parte esterna delle mani e dei piedi la capocchia del chiodo, e nella parte sottostante degli arti le punte dei chiodi ricurve. Allora credo che è difficile dubitare storicamente di questo fatto. Se non c'è un pregiudizio di fronte al mistero, non si può negare, la documentazione è chiara. La difficoltà, semmai, o meglio, è nel descrivere l'evento, perché la stigmatizzazione è un'esperienza mistica che ci supera. Tommaso dice che Francesco ne aveva parlato con un solo testimone, ed è importante questa affermazione, probabilmente Leone. Tommaso non dice chi, ma lo stesso Leone poi testimonierà a riguardo. Ora,
Tommaso, quando descrive l'evento, parla per primo di un serafino. Francesco sulla Verna ha avuto la visione del serafino, e se si legge attentamente il racconto di Tommaso è un evento che è fatto di sguardi, di silenzio. Potremmo sottotitolare, diciamo così, l'evento della Verna, il grande silenzio, perché se si legge Tommaso è lui il primo, in fondo tutti dipendono dal suo racconto. Tommaso dice che Francesco era attratto dalla bellezza del serafino. Il serafino non disse niente, è una questione di sguardi intensi. È un momento, direi, potremmo dire così, di rapimento mistico, estatico, dopo il quale Francesco scopre sulla propria carne i segni dei chiodi. Sarà poi qualche anno dopo, non sappiamo quanti, forse qualche decennio dopo, Leone scriverà su quelle parole che Francesco gli aveva consegnato sulla Verna, perché sappiamo che Leone, Francesco portò dei compagni con sé. E da quello che dirà Tommaso nell'opera successiva, nel memoriale, Leone subiva dei momenti di difficoltà, era in un momento di difficoltà, e chiede a Francesco delle parole scritte che a suo avviso lui avrebbe portato quasi come una reliquia con sé, gli avrebbe consentito di superare quel momento di crisi, di difficoltà. Francesco aveva scritto per suo conto già quelle parole su una pergamena. Allora sul verso della pergamena mette la benedizione a frate Leone. L'originale l'abbiamo in Assisi. Su quella stessa pergamena sulla quale Francesca aveva scritto da un lato e dall'altro, Leone scriverà poi con inchiostro rosso notizie per noi preziose. Perché dice, intanto precisa il tempo che Francesco fu sulla Verna. Perché Tommaso parla di 2 anni prima. Leone precisa, fece la quaresima di San Michele dalla Assunta alla festa dell'Arcangelo. Quindi ci dà una determinazione cronologica. Bonaventura preciserà ulteriormente, perché dirà più o meno, dice, circa nei giorni dell'esaltazione della croce. Quindi intorno alla metà di settembre, secondo quello che poi preciserà ulteriormente Bonaventura. Ma Leone dirà anche che il serafino che ha impresso sul corpo di Francesco le stimmate di Cristo, il serafino parlò a Francesco. E qualcosa del genere, direi, confermerà questo anche Bonaventura. All'inizio Tommaso parla solo di silenzio, poi, direi così, qualche decennio dopo comincia anche ad affermarsi questa tradizione dei segreti che Francesca avrebbe ricevuto dal serafino. Io direi che su queste cose è sempre difficile sondare cosa è successo. Anche se volessimo interrogare, no, l'evento di Padre Pio, che è successo un secolo fa, quindi in tempi molto più recenti, certi eventi sfuggono in qualche modo, superano l'osservazione. Una cosa è certa, sulla stigmatizzazione di Francesco le testimonianze sono state in fondo univoche. E proprio perché l'evento era così nuovo, è difficile pensare, come hanno voluto alcuni storici moderni, ad una costruzione, direi, a un'invenzione umana. Proprio dopo Francesco,
le stigmatizzazioni si moltiplicano. Ma allora era un fatto completamente nuovo che colpiva, e proprio questa novità in fondo può giustificare e giustifica anche delle piccole, direi, discrasie tra le testimonianze, che sono però concordi sul fatto fondamentale. D'altronde è come quando leggiamo i Vangeli. Su certi punti, tanto che Agostino si preoccupò di creare il consenso tra gli evangelisti, perché egli stesso si rendeva conto, voleva cercare di mostrare che non c'era contraddizione. Ma al di là di questi eventi, al di là del fatto in sé, che da un lato è attestato in maniera indubitabile e dall'altro in qualche modo sfugge, resta il fatto per me importante di capire cosa significano le stimmate nell'esistenza di Francesco, come si collocano nel suo personale itinerario interiore, che significato hanno nella sua vita e quindi che significato possono avere per noi. Perché noi sappiamo che dopo il ritorno dall'Oriente, quando Francesco è richiamato, direi, con urgenza, noi sappiamo dal racconto che fa un cronista del tempo, Giordano Raggiano, un frate che poi fu missionario in Germania, lui racconta e dice che un fratello laico, senza avere neppure il permesso del suo superiore, partì alla ricerca di Francesco per avvertirlo che le cose in Italia non andavano come a suo avviso avrebbero dovuto andare. Francesco capì l'importanza della posta in gioco, capì che la situazione era delicata e Giordano dice tornò in Italia. Che Francesco era partito per l'Oriente, non sappiamo con quale, forse anche col desiderio di fermarsi di là. Poi alcuni dicono era partito col desiderio di martirio, i compagni dicono era partito per annunciare il Vangelo di là, ma non era così intenzionato fermamente a tornare. E invece dopo un anno nemmeno torna e Giordano dice portò con sé alcune persone. Giordano fa tre nomi: Cesario da Spira, che era un frate che Elia aveva, direi, convertito all'ordine, alla vocazione, aveva attratto verso l'ordine, grande studioso della scrittura. Portò con sé frate Elia e Pietro Cattani. E Elia e Pietro Cattani saranno colui che succederanno a Francesco alla guida, direi così, ordinaria dell'ordine. Quindi Francesco, quando riparte, già ha in mente più o meno cosa fare, tanto che porta con sé quelle persone che poi gli succederà. Ma si entra nella fase di redazione più immediata, superata quella cosiddetta crisi del 20, quando Francesco lascia la guida dell'ordine, si entra nella fase immediata di redazione del testo della regola. Abbiamo appena celebrato il centenario della conferma papale. Nella chiusura del testo della prima regola, Francesco dice delle parole che sono sue, non possono essere che sue, e se le leggiamo sono tutto sommato inquietanti, perché è il capitolo 24 della regola non bollata. È da parte di Dio Onnipotente, del Signor Papa, e per obbedienza io, frate Francesco, fermamente comando e ordino che da quelle cose che sono state scritte in questa vita nessuno tolga via o vi aggiunga qualche parte scritta, e che i frati non abbiano altra regola.
Quindi sono inquietanti. Francesco temeva qualche colpo di mano, temeva che qualcuno potesse manipolare, manomettere il testo. Beh, lo dice lui, non lo dico io. E questo getta una luce inquietante su quelle che possono essere state le tensioni anche nel capitolo. Sappiamo anche che in un altro capitolo, che non è quello del 21, ci fu una tensione tra lui e i frati. Alcuni volevano che si adottassero altre regole e Francesco risponde con fermezza. D'altronde, la difficoltà per giungere all'approvazione della regola nasceva dal fatto che il Concilio Lateranense IV aveva detto non si danno più nuove regole. D'ora in poi, se una famiglia religiosa vuole una nuova regola, una nuova famiglia religiosa prenda una delle regole già approvate, Agostino, Benedetto, Basilio. E quindi una parte consistente dei frati diceva non imbarchiamoci in un'impresa disperata, ottenere una deroga al decreto del Concilio. Francesco invece no, insiste in questo. Tanto che nel 23 il Papa Onorio conferma una regola in qualche modo disattendendo quello che il Concilio aveva chiesto. Si troverà un escamotage, una finzio giuridica e si parlerà di confirmatio, non di approbatio. Dice io non approvo, approvare significa approvare una nuova regola, io confermo una regola che c'era già. È diverso, è una finzione giuridica per dire la difficoltà del momento. Questo però comportò forti tensioni. A un certo momento, potremmo dire così, l'elastico si rompe. Cioè Francesco, sottoposto a forti tensioni, a un certo momento entra in una fase, in un tunnel buio, oscuro. Non lo dico io, lo raccontano i compagni. Leggo la testimonianza della compilazione di Assisi, nelle fonti francescane è il numero 1591. Dice, mentre il Beato Francesco, in un tempo che non riusciamo a datare con precisione, ma probabilmente siamo proprio in questi anni qui, dimorava nel luogo della Porziuncola, fu assalito per il suo profitto spirituale da una gravissima tentazione. Interiormente ed esteriormente, spirito e corpo ne era molto turbato, tanto che alle volte fuggiva la compagnia dei fratelli, perché sopraffatto da quella tortura non riusciva a mostrarsi loro nella sua abituale serenità. Il latino in realtà dice non riusciva ad essere ilare, sorridente, come era sempre stato. Si mortificava astenendosi non solo dal cibo, ma anche dalla conversazione. Spesso andava nella selva vicina alla chiesa per dare più liberamente sfogo all'angoscia e al pianto in presenza del Signore, affinché Dio si degnasse di togliergli, no, quella. Allora si era ammusonito, non sorrideva più, si era come spento, rabbuiato, non parlava più, fuggiva la compagnia dei frati, si isolava. Spesso il pianto. Non c'è bisogno di essere né uno psicologo, né uno psichiatra, né uno psicoterapeuta. Sono sintomi depressivi. Francesco è entrato in un tunnel. Non dobbiamo aver paura di queste cose che le fonti ci dicono con tanta chiarezza. Semmai dobbiamo interrogarci com'è queste cose che sono scritte, poi sono state poco valorizzate nella riflessione dalla storiografia, da tanta apologetica che... Francesco è entrato in una fase depressiva e dopo che da 2 anni era tormentato giorno e notte da quella tentazione, lui è stato 2 anni
non un giorno, 2 anni. In questa fase no. Dopo, dice, accadde che un giorno, mentre stava pregando nella chiesa di Santa Maria, quindi dove è iniziato questo momento, direi così si conclude, gli fu detta in spirito quella parola del Vangelo: se tu avessi una fede grande come un granello di senape e dicessi a quel monte di trasportarsi da quella a un altro posto, avverrebbe così. Rispose il santo, ecco, è chiaro che agiograficamente drammatizzano quasi come in un dialogo, ma la parola premette, chi racconta, gli è detta in spirito, quindi lui sta pregando. E in quel momento lo spirito, senza pensare a un dialogo, la voce, gli fa capire in modo nuovo una parola che lui aveva letto chissà quante volte. E lui si chiede, ma allora qual è questo monte? E il Signore gli fa capire, dice, questo monte è la tua tentazione. Come dire, lui meditando sul Vangelo ricorda quella parola del Vangelo, interroga se stesso, sta pregando in chiesa e capisce, dice, questo monte, dice, ti stai accartocciando su te stesso, ti stai come avvidando su te stesso. Disse il Beato Francesco, allora Signore, sia fatto a me secondo che hai detto. E all'istante fu liberato. Cioè Francesco capisce che da quel momento deve uscirne con uno scatto di reni, cioè con un surplus di fede. Deve rimettersi a Dio e accettare il calice che Dio gli chiede di bere fino in fondo. E così ne esce. Ecco, quando questi 2 anni, che in realtà le fonti non ci consentono, ma tutta una serie di elementi ci porta a pensare che sia precedentemente alla Verna. La Verna diventa quindi come il sigillo di Dio ad una storia di fede, di un uomo che in un momento della vita, finito in un tunnel oscuro, si finisce in quella immensa notte, come si dice, in cui tutte le vacche diventano nere, si vede nero. Quando uno sta in quei momenti è come se indossasse gli occhiali da sole e vede tutto nero. E Francesco si è stato 2 anni. A un certo punto capisce che deve uscire da sé, non deve accartocciarsi su se stesso, rinchiudersi in se stesso, isolarsi e magari accentuando il ruolo della vittima, ma deve uscire, deve offrire a Dio la sua ulteriore disponibilità, deve bere il calice fino in fondo. E quello lo fa uscire dal tunnel. E è molto probabilmente dopo questa fase che Dio sulla Verna mette il sigillo. Bonaventura dirà poi che la carne di Francesca era quasi diventata come cera morbida sulla quale Dio impone il sigillo. Bonaventura legge tutto nella logica dell'incendio dell'amore. Ecco, Bonaventura userà, se Tommaso aveva usato la metafora degli sguardi, Bonaventura userà invece la metafora del fuoco, del calore, dell'incendio dell'amore che aveva progressivamente preparato Francesco. La leggenda maior, la leggenda maggiore di Bonaventura, si articola su 7 apparizioni della croce che come 7 gradini fanno salire il santo fino all'ultima, appunto la Verna, che è la trasformazione piena dell'amante nell'amato, diventano tutt'uno. Ecco, allora, se partiamo da questa esperienza, l'esperienza che viene
a sigillare un percorso di fede che ha avuto i suoi momenti difficili, che ha avuto anche le sue notti. D'altronde ogni mistico, si dice, alla notte dello spirito. Allora, alla luce di questa esperienza, noi possiamo e dobbiamo chiederci: ho vissuto anch'io dei momenti di aridità, di buio, di tunnel? Ci sono stati nella mia vita queste fasi oscure? Ci sono state? Ci sono forse? Come le ho vissute? Come le ho attraversate? Perché è facilissimo in certi momenti, come dire, avvitarsi su se stessi, chiudersi in se stessi. E questo chiudersi in noi stessi facilmente ci porta ancor più a deprimerci e ci porta preda della tristezza. E la tristezza non è mai prodotta da Dio. L'artefice della tristezza è l'avversario di Dio. Dio è gioia anche nella sofferenza, è serenità e pace anche nel dolore. Non elimina la sofferenza, non elimina il dolore, ma in quelle fasi Dio non dà disperazione. Ecco, in quei momenti, se li ho vissuti, come li ho vissuti? Francesco ne esce fuori, abbiamo visto, riflettendo, mentre è in chiesa, riflette sul Vangelo e capisce, dice, quel monte è la tua tentazione. Devi uscire da te stesso, devi in questo momento dare uno scatto di reni e mettere tutto nelle mani di Dio, fino in fondo. Non tenere niente per te. In fondo, in quel momento, nella chiesa della Porziuncola, il Signore gli chiede di fare come aveva fatto a suo figlio nel Getsemani, di bere il calice fino in fondo, di rimettersi a Dio. Ed è quello che libera Francesco. Perché rimettersi nelle mani di Dio, anche se difficile, è liberante. Ecco, Dio mise il suo sigillo su questa esperienza di fede. E allora credo che ognuno di noi debba chiedersi, me lo devo chiedere io, me lo chiederei con fratelli sacerdoti qui presenti, i consacrati, tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo, tutti noi, ogni cristiano, deve chiedersi come vivo io i momenti in cui la croce, perché poi, quando il Signore mi chiede di bere il calice, in quest'oggi della mia vita, qual è la mia disposizione? Qual è la mia reazione di fronte al dolore e alla croce? Dolore mio, dolore di una persona a me cara. Qual è la mia reazione di fronte alla sofferenza innocente, a quelle domande che dilaniano l'uomo da sempre, che già la scrittura ci porta? Perché il dolore degli innocenti? Perché la sofferenza dei bambini? Ce lo chiediamo. Quanti ne stanno morendo in questi mesi, in questi anni? Quanti? Perché? Per la violenza di pochi, per gli interessi di pochi. Sono domande che lacerano e che potrebbero portare, a volte portano alcuni anche ad abbandonare la fede. Ecco, Francesco ci riporta a questa esperienza di fede profonda. E il suo esempio credo debba e possa aiutarci
a vivere anche noi di fede. E vivere di fede significa vivere facendo la volontà di Dio, giorno per giorno, cercando di vivere bene, di mantenersi fedeli al Signore, giorno per giorno. Ecco, possiamo, credo, chiudere questo momento di catechesi con la preghiera che Giovanni Paolo II, pellegrino alla Verna, poco più di 30 anni fa, il 17 di settembre, il giorno della festa delle Stimmate, ecco, il Papa elevò a San Francesco questa preghiera che ora recito di nuovo e tutti possono, no, seguire e far proprio. O San Francesco, stigmatizzato della Verna, il mondo ha nostalgia di te quale icona di Gesù crocifisso. Ha bisogno del tuo cuore aperto verso Dio e verso l'uomo, dei tuoi piedi scalzi e feriti, delle tue mani trafitte e imploranti. Ha nostalgia della tua debole voce, ma forte della potenza del Vangelo. Aiuta, Francesco, gli uomini d'oggi a riconoscere il male del peccato e a cercarne la purificazione nella penitenza. Aiutali a liberarsi dalle stesse strutture di peccato che opprimono l'odierna società. Ravviva nella coscienza dei governanti l'urgenza della pace nelle nazioni e tra i popoli. Trasfondi nei giovani la tua freschezza di vita, capace di contrastare le insidie delle molteplici culture di morte. Agli offesi da ogni genere di cattiveria, comunica, Francesco, la tua gioia di saper perdonare. A tutti i crocifissi dalla sofferenza, dalla fame e dalla guerra, riapri le porte della speranza. Amen. Ecco, adesso cantiamo tutti insieme guardando l'immagine della Madonna nel mosaico il canto del Salve Regina e poi dopo riceveremo la benedizione. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii eve, a te suspiramus, gementes et plendes in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, concedo a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. E buonasera a tutti, a voi e a chi ascolta attraverso le TV, e buona domenica.